so che lui viene sempre. Sì, viene sicuramente, però so se ci sono io. Allora, sono qui con Cinzia. Intanto c'è uno slogan bellissimo quest'anno, giusto? Sì, sì, quest'anno abbiamo proprio scelto lo slogan "Non le parole d'odio". È stata una scelta voluta nel clima dell'utilizzo di un linguaggio che richiama purtroppo intolleranza, violenza, eccetera. Quindi abbiamo invece scelto questo slogan di caratterizzare la festa del PD di Ombrianello con questo cuore rosso con all'interno la scritta "Non le parole d'odio". Che è importante d'odio, visto anche il periodo politico nazionale, infatti, il fatto di certe dichiarazioni. La festa invece, ho visto che è stata un po' riorganizzata, ho visto che ho fatto un po' di scelte. Sì, abbiamo voluto cambiare un po' la logistica rispetto, diciamo, agli ultimi anni, proprio per dare un po' anche un segno così di cambiamento, perché abbiamo riaperto la camminata, diciamo, centrale con un palco doppio, una balera doppia rispetto agli altri anni, e proprio il cuore, richiamando appunto il discorso del cuore, il cuore della festa che si vuole concentrare in particolare sulla piazza del nostro ristorante centrale, pizzeria, eccetera. Okay, quindi insomma qualche cambiamento per poter diciamo dare qualche segnale anche di rivisitazione un po' della e festa. Poi dicevamo spazio dibattiti, spazio temi seri. Sì, sì, abbiamo scelto in particolare, allora, per quanto riguarda i temi diciamo di livello nazionale, abbiamo voluto concentrarci in particolare sul tema dei cambiamenti climatici, dell'emergenza climatica, che sarà il dibattito che si terrà domani sera, per capire, per insomma aprire proprio una discussione sul che fare insieme alle associazioni, alla FIAB, le associazioni del consorzio di irrigazioni, Padania Acqua, insomma una discussione su questi temi. Molti temi politici, sì, locali. Un'altra sera invece parleremo di lavoro, quindi giovedì sera insieme anche alle organizzazioni sindacali, a una consigliera regionale che ha presentato un progetto sulla parità retributiva, vogliamo appunto parlare di salario, della questione del salario minimo, e l'altro tema, diciamo, di livello nazionale importante è quello sulla sanità, che sarà declinato sulla sanità lombarda e in particolare sulle conseguenze nel cremasco del tema della sanità, che è uno dei temi, diciamo, che ha preso la discussione in questo periodo. Certo. E poi ci sono quei momenti di apertura, una serata, quella di stasera con Emergency, un'altra serata con l'AMPI, con le associazioni, proprio per dare quel segnale anche politico di confronto con le varie realtà del territorio. Bene. Proprio appunto, noi ci vediamo ci siamo presi ai tavoli, soprattutto, e ci vediamo soprattutto anche ai tavoli, perché come sempre l'offerta qui è sinceramente molto molto ampia, e quindi ci si può comunque anche divertire e chiacchierare, confrontarci anche giustamente a tavola. Grazie. Grazie a voi.